Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, porcaccia, questi sono veramente giorni di fuoco per quello che riguarda il nostro Fortnite. Ragazzi, 2 giorni fa sono stato uno dei primissimi a mandare online l'APK che era stata estratta direttamente da qualche data miner e è stato un disastro, ragazzi. Avete installato Fortnite su Android, alcuni l'hanno installato, alcuni non l'hanno installato, altri hanno cercato di installare Fortnite, hanno installato Prato Fiorito. Non sappiamo cosa sia successo, ma ragazzi, so veramente che in queste ore molti sviluppatori, ovviamente non italiani, stanno cercando il modo di modificare l'APK principale di Fortnite, proprio quella ufficiale, per cercare di far girare il gioco anche sui dispositivi un pochettino meno potenti. Ho provato, io ho un'APK nuova, ragazzi, ne ho provata una di un ragazzo che l'ha installato su uno Xiaomi Redmi 5, se non ricordo male, e funziona, lagga, ma gli si apre, in poche parole, la utilizza per vedere lo shop. Comunque, ragazzi, non abbiate paura perché appena ci saranno delle novità, e ce ne saranno veramente prestissimo, sarete i primi a saperlo e sicuramente vi proporrò il link per scaricare le nuove APK di Fortnite per Android. Oggi, ragazzi, però voglio farvi veramente vedere una cosa che il Fabione mi ha mandato ieri. Oggi abbiamo delle immagini davvero interessanti da vedere, sempre ringraziando il mio gruppo Telegram dello squadrone dei dataminer, ragazzi, e Fabione su Instagram, perché lui non si sa bene perché ha qualche problema con Telegram. Entrambi mi hanno mandato del materiale che fa veramente accapponare i peli delle ascelle, ragazzi. Volete vedere? Va bene, dai, vi faccio vedere. E allora mi raccomando, ragazzi, mi tengo, ragazzi, mi tengo perché 3, 2, 1. Arcadai! Dai! Dai! Ma si stava così bene che erano 3 giorni che mandavi solo le immagini, ti carico in Fortnite Android, ancora i codici! Sì! Ragazzi, questi sono Gargrigil, cioè sono dei codici recuperati nel codice sorgente della patch 5.3, in poche parole, ragazzi, la patch che dovrà uscire la prossima settimana su Fortnite. Oramai lo sapete, ragazzi, Epic Games patcha il gioco ogni settimana e davvero, ragazzi, ci saranno nuove modalità, ci sarà forse l'introduzione degli oggetti consumabili nuovi, ma ragazzi, Graal, questi sono pezzi di codice che ci fanno davvero accapponare, perché se noi basta solo che prendiamo anche l'ultima riga, content, contenuto del gioco, UI vuol dire in poche parole user interface, cioè quello che vedi quando giochi, foundation, non ne ho idea, textures sono le skin, un po' le texture, come faccio a dirti, qualsiasi cosa grafica che vediamo è una texture, no? Una pianta, un sasso, ma anche ovviamente una skin. Battle Royale, che è la cosa più importante, praticamente Battle Royale, il tipo di gioco, featured items, quindi gli oggetti di battaglia reale, outfit, che sarebbe la skin, come la chiamiamo noi, loro la chiamano l'outfit, T trattino, in alto leggiamo Ghoul Trooper e in basso leggiamo School
Trooper, ragazzi. CID 180, cioè tutti i numeri in progressione, non so cosa siano. Athena Commando punto Wasset. Ragazzi, c'è la serissima probabilità che con la patch 5.3 riavremo, forse per un'unica volta nello shop, la Gold Trooper, ragazzi, e la Skull Trooper. Ragazzi, non sappiamo nulla, vi prego di prendere con le pinze, raga, sai, pinzettine, quelle piccoline, prendete con le pinze queste informazioni. Noi sappiamo che i codici sono stati inseriti, non sappiamo altro. Noi tiriamo ipotesi, ragazzi. Se mi inseriscono nel codice sorgente della patch 5.3 delle righe di codice che mi fai chiamare Skull Trooper e Gold Trooper, come abbiamo visto prima, beh, a me mi sale la gastrite veramente, perché vorrebbe dire che c'è la seria probabilità di rivedere nello shop le nostre due skin. Ma ragazzi, non è finito qua, perché navigando nei codice sorgente è stata recuperata anche questa, ragazzi, Sgrygear, guardala qua, questa, ragazzi, potrebbe essere la prima delle nuove skin che verranno proposte addirittura con la prossima patch. Quindi, quando, in poche parole, termineranno, secondo me questa a sto punto va nella patch 5.4 addirittura. Ma ragazzi, è stata ritrovata e come vedete i colori sono simili, si capisce bene, ragazzi, è sempre una skin relativa al Der Burger. Ragazzi, ieri e oggi abbiamo il nostro manzo boss, che è proprio il boss. Questa, ragazzi, invece, questa è la parte alta della testa, come vedete il logo del Der Burger non mente, ragazzi, e questa dovrebbe essere la nuova skin che si chiama Grill Sergeant, quindi il sergente della griglia. È un'anteprima incredibile e ringrazio davvero di cuore il mio gruppo Telegram, dove c'è dentro Marco, quello che succede su Twitch, YouTube, Aydin, e poi c'è dentro Eijengel, che non ricordo al momento. Ragazzi, questa è un'immagine veramente allucinante, sembrerebbe che il Grill Sergeant sia la prima delle nuove skin della patch, non quella che arriva ma ancora quella dopo. Qualcuno ha azzardato a dire potrebbe essere la skin Road Trip, io credo no, mi rifiuto di pensare che, anche se la sagoma qua in alto c'ha qualcosa del Road Trip, c'ha, perché sembra tipo il cappuccione con il che ne so, non è secondo me la skin Road Trip, è semplicemente una delle nuove skin che va a far pandan con il manzo boss che stiamo già vedendo lì in alto. Beh ragazzi, direi che oggi di cose ne abbiamo veramente viste tantissime. Io spero un botto che vi sia piaciuto questo video, vi prego di avere un po' di pazienza ancora per quello che riguarda la pick up di Fortnite Android. Stiamo davvero facendo il possibile per potervi dare tutte le info del caso e soprattutto per avere accesso a qualche APK che possa essere installata nei vostri dispositivi meno recenti. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale, noi ci vediamo in live, ciao!